Nella seconda metà dell'Ottocento, quando da pochi anni era caduto il regno delle due Sicilie e si era costituito il nuovo regno d'Italia, la pesca era una delle più importanti risorse economiche del popolo napoletano. Di giorno, lo splendido golfo della città, da Capo Miseno a Sorrento, brulicava di piccole vele variopinte e di notte il limpido specchio d'acqua chiamato Mare Chiaro si illuminava delle mille lanterne dei pescatori che dalle loro barchette calavano nel mare lunghe reti. Le imbarcazioni più grandi, le paranze, doppiavano l'isola di Capri e costeggiando l'alta scogliera di Amalfi si inoltravano nel golfo di Salerno, giù fino a Capo Palinuro e oltre. Là il mare era più aperto e la pesca più abbondante, ma navigare era più pericoloso. Nelle belle mattine, quando il tempo era sereno e la brezza soffiava leggera e costante, le imbarcazioni si avvicinavano veloci all'approdo del porto, dove presto avrebbero scaricato i pesci appena pescati, guizzanti e lucenti come l'argento vivo. Ma a volte giungeva una burrasca improvvisa. Le nuvole minacciose si addensavano sulle teste dei marinai. La tramontana faceva sbattere le vele e piegare l'albero maestro. A reggere il timone per vincere le onde ci voleva la forza di un leone. Allora le madri, le mogli, le sorelle, spesso precocemente vestite di nero per lutti troppo prematuri, salivano sulla collina del faro e, reggendosi in piedi a fatica contro il vento forte che faceva svolazzare i loro scialli cupi, spingevano lo sguardo lontano per vedere se la vela amata stava tornando al sicuro in porto.